Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, è da un po' di tempo che non pubblico video. In realtà è una settimana. Questa settimana che è appena passata, ho avuto la febbre, sono stata abbastanza male. Non mi sentivo di girare video perché in realtà non ce la facevo. Quindi adesso però sto bene, sono guarita e quindi adesso sono pronta per ricominciare a fare video. Sono a casa come tutti gli italiani in questo momento. Siamo chiusi dentro casa, non possiamo uscire e la situazione è un po' così, è un po' triste, un po' tesa anche. Domani è anche il mio compleanno e lo festeggerò a casa. Sul divano davanti alla TV, probabilmente perché non si può fare niente, non si può festeggiare, non posso invitare persone a casa, non si può. E non si può neanche andare a mangiare fuori perché tutti i ristoranti sono chiusi, tutte le attività commerciali sono chiuse in questo momento. Quindi io sono a casa. Il mio ragazzo è a casa, non sta andando a lavorare perché lui lavora in un cocktail bar. E così, questa è la situazione. Ma cerchiamo di tirarci su il morale parlando di libri. Eccoli qua. Allora, oggi voglio parlarvi di questi libri. Questi libri sono molto interessanti per voi che studiate l'italiano perché sono i classici della letteratura italiana semplificati e secondo me sono un ottimo modo per conoscere, per leggere delle opere letterarie italiane in modo più semplice, ovviamente, perché leggere le opere classiche originali sarebbe un po' difficile, visto che molte di queste opere sono state scritte nell'Ottocento, nel Novecento, quindi è una lingua un po' troppo difficile per gli studenti di italiano come voi. E allora ecco qui che queste versioni semplificate possono tornare utili per appunto conoscere delle opere della letteratura italiana in modo semplice e divertente. Io con me ne ho solamente quattro, ma poi vi dirò anche quali sono gli altri titoli che sono disponibili nella stessa collana. Questi tre libri qui sono della collana Letture graduate Eli Giovani, mentre questo è edizione Cideb. Allora, qual è la caratteristica di tutti questi libri semplificati? La caratteristica è che ogni opera è per un livello specifico, la lingua è semplificata, alla fine di ogni capitolo troviamo gli esercizi, vedete? Alla fine di ogni capitolo ci sono degli esercizi di vocabolario, di lessico e di grammatica e poi ci sono anche degli approfondimenti storici e sui luoghi dove si svolge la narrazione, il contesto storico e culturale in cui Italo Svevo scrive La coscienza di Zeno, ad esempio. Quindi con questi piccoli libri si legge, si impara, si fanno esercizi e ci si diverte perché ci sono anche degli esercizi un po' più divertenti, come dei cruciverba, ad esempio, come questo. Allora, il primo libro di cui voglio parlarvi è I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, che racconta la storia d'amore di Renzo e Lucia, che però devono affrontare varie peripezie prima di potersi sposare. La storia è ambientata in Lombardia nel 600, tra guerre, pestilenze e carestie. Tutti noi l'abbiamo studiato a scuola, questo romanzo storico, e tutti un po' l'hanno odiato,
semplicemente per il fatto che andava studiato per forza. Però in realtà è una storia molto avvincente ed è davvero un bel romanzo che secondo me tutti dovrebbero rileggere al di fuori della scuola, perché a volte la scuola ci fa odiare certi argomenti o certi libri semplicemente perché dobbiamo studiarli, no? E invece, se prendessimo tutti quei libri e li rileggessimo fuori dal contesto scolastico, semplicemente perché vogliamo leggerli, allora ci piacerebbero molto di più, secondo me. Questo è per un livello C1. Ovviamente c'è un CD per poter ascoltare i vari capitoli e leggere allo stesso tempo. Vi ho detto tante volte, quanto sia importante avere un audiolibro per studiare l'italiano, perché così potete leggere e ascoltare allo stesso tempo. Poi abbiamo Italo Svevo, La coscienza di Zeno. Io direi che questo è per un livello B1-B2. La coscienza di Zeno è ambientato a Trieste nel Novecento e si inserisce in un contesto storico in cui è molto importante la psicoanalisi. Infatti, noi conosciamo le vicende del protagonista perché un giorno il suo psicanalista si vuole vendicare di Zeno Cosini, il protagonista, e decide di pubblicare i diari delle sedute di psicanalisi del protagonista. Alla fine il lettore capisce che, nonostante sia il protagonista a sottoporsi alla psicoanalisi, non è lui il vero malato, ma malata è la società in cui il protagonista vive. Poi abbiamo Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Questi sono dei brevi racconti, appunto, novelle. E ci sono in questo libro, sono state scelte alcune delle novelle più famose di Pirandello, che ci aiutano un po' a capire l'altra faccia dell'essere umano. E anche questo è per un livello B1-B2. E anche qui c'è il CD, come anche negli altri due. Poi abbiamo Le tigri di Mompracem, di Emilio Salgari. Allora, Emilio Salgari si inserisce in quella narrazione esotica e di avventura. È il creatore di Sandokan, un personaggio che è stato molto molto conosciuto nella letteratura italiana e anche in TV, perché poi da questo personaggio svariati anni fa hanno fatto una serie TV che ha avuto tantissimo successo. Anche questo ha il CD e quindi può essere ascoltato. Questo è per un livello A2 B1. E poi infine abbiamo le fiabe regionali. Ci sono 20 fiabe regionali, una per ogni regione d'Italia. Alla fine delle fiabe ci sono degli esercizi di comprensione e degli approfondimenti sulla regione da cui proviene la fiaba. Approfondimenti anche geografici. Adesso voglio dirvi quali sono gli altri titoli disponibili della collana delle letture graduate. Nella stessa collana troviamo anche Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, I Malavoglia di Giovanni Verga e Mandragola di Niccolò Machiavelli. E poi ci sono anche altri titoli di Goldoni, per esempio. Comunque vi lascio tutti i link di cui avrete bisogno qui sotto, nella descrizione del video qui sotto. I titoli disponibili purtroppo non sono tanti e infatti spero che questa casa editrice possa in futuro ampliare la collezione perché sono degli strumenti davvero utili e spero anche che diventino più facili da trovare. Con questo ho finito. E concludo qui il video di oggi. Spero che questi consigli di lettura vi siano utili e noi ci vediamo nel prossimo video. A presto! Ciao!